messa al fondo e 14 secondi per tirare per la CFG. Punteggio ancora sul 35 pari. Ravazzani che va a perdere palla. Contropiede per Pedroni che va a involarsi, evita la difesa di Banchi e segna due punti. Vantaggio allora per Piombino dopo molti minuti a questa parte. Banchi ancora trova Ravazzani. Bellissimo il duello con Persico. Il raddoppio di Cicena, forse passi di Ravazzani, così non è. Poi Banchi vuole fare una cosa troppo difficile anche per il suo talento. Va a perdere palla. E c'è una doppia sostituzione. Entra Perin proprio per Banchi. Ed entra Artioli per Mariani. I due neoentrati sono entrambi gravati da tre falli. Quindi è presumibile che Livorno adotterà una difesa a zona. Vediamo se così è. Nel frattempo c'è sicuramente una difesa allungata. Una difesa che comunque devo ribadire. C'è qualche problema forse al fischietto di uno dei due arbitri. C'è una difesa livornese davvero in grande spolvero a mio avviso. Ha tenuto a basse percentuali Piombino e ha soprattutto limitato le sue bocche da fuoco principali. Una fra tutte è quella che ha la palla in mano, ovvero Mattia Venucci. Persico con l'end off per Pedroni, poi Cicena ancora marcato da Artioli, si va sotto per Persico. Lo scarico ancora no look per Venucci che va a sbagliare, rimbalzo bello di atletismo per Filippo Creati. Allora Perin con il pick and roll con Ravazzani, lo scarico per Artioli, tripla importantissima e vantaggio, torna in vantaggio Livorno 38-37. Artioli in questa stagione si è... ma è stato di molto migliorato nel fondamentale. Qui va a sporcare, anzi a stoppare il tiro di Mario Cicena. È il momento questo di Artioli. Poi Perin che va dietro la schiena con grande proprietà. Poi Giampaoli arresta e tira da tre punti, ancora corto. Rimbalzo per Cicena che prova a spingere contro Artioli. Ancora Pedroni e c'è un, credo, fallo. Così è, onestamente questo non mi trovo per niente d'accordo. Addirittura non ho ravvisato il contatto fra i due. Non mi sembrava neanche infrazione di passi, non sappiamo bene cosa abbia visto l'arbitro, ma sicuramente era in posizione migliore. Errore però, ancora una volta ai tiri liberi. Stavolta Pedroni sbaglia il primo e segna il secondo, 38 pari. Quando abbiamo oltrepassato la metà di questo terzo quarto, Perin ancora con velocità va a aggredire la difesa piombinese. Poi c'è un fallo di Venucci. Perin aveva rischiato di perdere palla, ma Mattia Venucci si è fatto ingolosire dal pallone e ha commesso fallo. 14 secondi per tirare per Livorno e Giampaoli trova ancora Ravazzani, ben chiuso stavolta da Persico. Poi va a subire fallo Giampaoli, fallo di Pedroni, azione un po' confusa per Livorno, ma ancora una volta un altro possesso molto molto aggressivo Giampaoli. Tantissime le sue conclusioni, vediamo se ce n'è un'altra. Pick and roll con Ravazzani, ancora qui la conclusione di Giampaoli che va a segnare al tabellone e va anche a subire il fallo. Tre punti potenziali per il numero 6. Come detto è molto molto aggressivo in questa partita, sente evidentemente il derby. Per lui sono 18 punti con 18 tiri e 3 su 11 da
3 punti, percentuali forse non strabilianti, ma grande contributo. Va a segno anche con il tiro libero supplementare, 4-1-3-8 per Livorno, 4 minuti e 11 da giocare in questo terzo quarto. Rientra sul campo Alessio Iardella, corna la sua chiamata. Blocco forte, duro di Gigena, ma assolutamente legale. Ancora la difesa a zona per Livorno. Iardella a sfidare Artioli, che si muove bene. Poi Iardella va a perdere palla. No, fallo di Artioli. Anche in questo caso forse un po' punitivo nei confronti di quella che può essere considerata come una buona difesa, ma gli arbitri non la pensano così. Quarto fallo di Artioli, che viene immediatamente sostituito da Ibatiam. Esce anche Filippo Creati, rientra Alessandro Banchi. Due tiri liberi per Iardella. Scivolamento difensivo viziato dal fallo per Artioli. Primo tiro libero avversario per Alessio Iardella. Il secondo centra la retina. 40 Piombino, 41 Livorno. Ancora difesa allungata, Banchi per Tiam. Poi Ravazzani solissimo dal gomito della lunetta. Altri due punti per Niccolò e Livorno, che trova un bel canestro. Poi Venucci contro Giampaoli. Bella difesa questa, tornata uomo, lo schieramento difensivo per i ragazzi di coach Quilici. Poi Venucci, ben raddoppiato, addirittura Giampaoli strappa la palla, vuole andare fino in fondo, trova il rimorchio Ravazzani che ha difficoltà. Poi Ibatiam, che però non riesce a controllare il pallone a rimbalzo offensivo. Tiro fuori equilibrio per Ravazzani, però grande azione difensiva per Giampaoli, che ha prima raddoppiato molto bene Venucci, poi addirittura gli ha strappato il pallone dalle mani. Inerzia non direi che non pende da nessuna delle due parti, però certo Livorno ci sta mettendo grande carattere e grande energia, e questo un po' lo soffre Piombino. Vedete ancora una volta difesa allungata e grande pressione per Banchi. Venucci per Persi con l'end off di Genes, adesso è contro Ibatiam, poi Iardella non si intende con Persico, non si avvede che era assolutamente libero dopo l'ottimo passaggio del suo pivot. Palla persa, sanguinosa nell'economia della partita, perché permette a Livorno un altro possesso che potrebbe capitalizzare con Perin. Pick and roll ancora, anzi no, uno contro uno, Perin con il suo solito tiro da tre punti, sbagliato stavolta. E si torna dall'altra parte con Piombino. Maglia la chiamata per Venucci. Pallone per Iardella. Poi Persico. Camillo Bianchi vuole il post basso ancora di Mario Gigena. Bella difesa questa di Tiam e poi fallo di Perin. Questo è il quarto fallo. È una bruttissima notizia per coach Quilici, che deve fare a meno di uno dei suoi giocatori di punta, che vedete viene sostituito da Filippo Creati. Peccato, perché era una buona difesa quella di Batiam, che forse non ha la stessa tecnica difensiva di Artioli, ma è in grado con la sua apertura all'area, con la sua rapidità di piedi e la sua dinamicità a contenere un attaccante come Mario Gigena, che però adesso va in lunetta. Due tiri liberi per lui, primo avversario. Ne ha segnati centinaia di tiri liberi in questo canestro Mario, e va a sbagliare però il secondo, ripeto, percentuali a liberi che potrebbero decidere la partita in un senso o in un altro. Ancora la zona, ancora Ravazzani, trova Ibatiam, è sotto canestro, va con cuore di sinistro, conclusione difficile e sbagliata, rimbalzo per Persico,
4-3, 4-1 il vantaggio per Livorno. Benucci, piccherò il compersico, show fortissimo di Ibattiam, che poi si accoppia con Persico. Gigena adesso è contro Ravazzani, non può andare ovviamente di fisico, poi lo scarico per Bianchi, tiro un po' forzato e rimbalzo comodo per Livorno. Testa adesso invece la chiamata per Giampaoli, pick and roll, si arresta, perde quasi la maniglia, in and out rimbalzissimo di Ibattiam che va in cielo a conquistare un importante rimbalzo offensivo. Bianchi trova adesso Ravazzani, la finta, vuole andare sotto, fade away di buona tecnica, è sbagliato però, rimbalzo di Venucci che è già dall'altra parte, assist per Camilo Bianchi, arriva troppo in ritardo di Ibattiam, due punti e di nuovo pari a quota 43, ci si avvia verso un entusiasmante ultimo quarto di gioco e ultimo minuto in questo terzo. Bianchi adesso comodo, tiro da tre punti a bersaglio. Che personalità per questo giovane talento, ricordiamo classe 1998, più 3 per Livorno. Venucci adesso vuole andare fino in fondo, invece scarica per Iardella, partenza forse vizzata da infrazione di passi, ma non importa perché Iardella va fino in fondo a concludere contro Ibattiam, contro uno stoppatore come Ibattiam. Bellissime azioni e anche di grande tecnica da una parte e dall'altra. Ultimo tiro per Livorno, discrepanza di circa 5 secondi fra il cronometro dei 24 e quello della partita. 9 adesso per tirare per Giampaoli e compagni, creati, trova Bianchi che perde palla, però conquista la palla Venucci, viene fischiato fallo antisportivo a Alessandro Bianchi, questo perché l'arbitro ha ritenuto che Venucci fosse, diciamo, solo a involarsi verso il canestro, come se fosse fallo da ultimo uomo, open path to the basket lo chiamano negli Stati Uniti. Probabilmente è stata questa la decisione arbitrale. Due tiri liberi quindi e possesso poi per Piombino. Quando ci sono 6 secondi sul cronometro, avversario il primo dei due liberi per Mattia Venucci. Quindi siamo di nuovo pari, 46-46. E a pensare anche il secondo, adesso Piombino avrà 6 secondi per concludere l'azione. Difesa forte di Creati su Iardella che riceve adesso il consegnato, 2-1, Iardella va a subire la stoppatissima sulla sirena di Ibattiam e finisce quindi con un vantaggio seppur minimo per gli ospiti, 4-7-4-6, finisce appunto il terzo quarto, ci ritroviamo per quello che sarà un ultimo quarto decisivo.